Nel rispondere alla domanda se si scriva per vocazione o per chi ascolta, non ho assolutamente dubbi a dare una risposta, perché credo di non riconoscermi se non in una posizione terza, che è quella di comporre per far ascoltare la propria vocazione. Pertanto, ogni qualvolta si manifesta questa necessità vitale di scrivere, si presenta anche l'attenzione nell'individuare quei dettagli di fenomenologia dell'ascolto, che permettono di presentare le proprie idee musicali in maniera corretta e soprattutto indipendentemente dall'estetica con cui si scrive.